Sono le mimose davanti al Quirinale, la guardia dell'8 marzo e tutta il femminile, e alle donne ucraine, rappresentate dalla direttrice d'orchestra Oksana Livin, che va il pensiero del presidente Mattarella. Donne, dice, qui deve giungere il nostro sostegno, colpite da una violenza inattesa, crudele e assurda, donne che partecipano coraggiosamente anche alla difesa della loro comunità. Nelle guerre, ricorda il capo dello Stato, le donne pagano sempre prezzi altissimi, non ci può essere indifferenza. La nostra responsabilità di cittadini, di europei, ci chiama oggi a un impegno più forte per la pace, perché si ritirino le forze di occupazione e si fermino le armi, perché sia ripristinato il diritto internazionale. Inaccettabile fuori dalla storia per Mattarella che stati più grandi e forti vogliono imporsi con la forza sui vicini, necessario opporsi, anche se il prezzo da pagare può essere alto. Opporsi oggi a questa deriva di scontri e di conflitti comporta dei prezzi, potrebbe provocare dei costi all'economia dei paesi che vi si oppongono, ma questi sarebbero di gran lunga inferiori a quelli che si pagherebbero se quella deriva non venisse fermata adesso. Nelle parole di Mattarella per la giornata internazionale della donna, il richiamo a società e istituzioni a rimuovere quegli ostacoli, impedimenti e pregiudizi che impediscono alle donne, specie alle più giovani, di esprimersi pienamente e affermarsi. Le giovani donne sono una risorsa preziosa, una grande potenzialità di crescita economica, sociale e civile.